Amici telespettatori e amici dei social, in questa puntata vogliamo così incentrare l'attenzione su un fenomeno strano che si sta verificando tristemente, ossia parliamo della fuga dall'Italia, ossia tanti italiani, e la cosa sorprendente è che parliamo anche di over 50, che fuggono dall'Italia verso i paesi esteri, in particolar modo lasciano il Mezzogiorno d'Italia. Lo diremo con alcuni numeri e poi cercheremo anche di comprendere sociologicamente, diciamo così, il fenomeno. I dati ci emergono dalla 13ª edizione del rapporto Italiani nel mondo 2018 della Fondazione Migrantes. E vi cito i numeri che sono più indicativi di ogni mia argomentazione. In fuga dall'Italia, appunto 2000, parliamo del 2017, 48.000 persone in età compresa tra i 18 e i 34 anni. E stiamo parlando, considerando la fuga totale, stiamo parlando di un 37,4%. 37,4% di coloro i quali hanno lasciato l'Italia nel 2017. Quindi un 37,4% nella fase appunto tra i 18 e i 34 anni, ed è comprensibile perché magari uno vede un po' le prospettive di lavoro, vede che in Italia non c'è spazio per le proprie capacità e se ne va via. Ma è consistente anche un'altra fascia, quella tra i 30 e i 35 e i 49 anni, che rappresenta questa fascia il 25% di chi ha lasciato l'Italia, pari a 32.000 persone. Ma udite udite, il dato sta diventando davvero preoccupante anche per altre categorie, quelle le categorie degli over 50. Infatti registriamo un più 20,7%, un incremento del 20,7% relativamente alle persone tra i 50 e i 64 anni, parliamo di 14.500 persone che vanno via dall'Italia. E addirittura altre percentuali alte, un più 35,3% delle persone comprese tra i 65 e i 74 anni, 5.300, e altre 2.744 persone tra i 75 e gli 84 anni. Quindi, in buona sostanza, noi assistiamo ad una fuga dall'Italia, comprensibile per chi magari ha un'età under 40, mettiamola così, però nel momento in cui arriviamo agli over 50 c'è da preoccuparsi, vuol dire che le cose effettivamente non vanno bene. Quali possono essere le cause? Ma intanto partiamo da un presupposto. Qui non si tratta se partire o meno, non c'è una valutazione di dire ma che faccio? Sto in Italia o me ne vado? No, il problema è un altro, come osserva giustamente il professor Alessandro Rosina, docente di demografia presso l'Università Cattolica di Milano, e dice: più che una scelta, il cittadino italiano si domanda: ma vale la pena rimanere in Italia? Che prospettive io ho in Italia? E proprio per queste ragioni, alla luce di queste prospettive, che evidentemente in Italia non ci sono, va via. Va via perché in buona sostanza non è solo e non è tanto il livello delle occasioni di lavoro che viene considerato, ma è un fatto più psicologico, cioè si va via arrabbiati perché si vuole vedere valorizzato il proprio capitale umano. In buona sostanza il cittadino dice: se io ho qui le mie capacità, la mia intelligenza, la mia professionalità, la mia persona, il mio patrimonio umano non viene valorizzato, basta, me ne vado via, vado altrove. E come dicevo all'inizio, è comprensibile che ovviamente vada via il giovane, anche e soprattutto in vista delle prospettive occupazionali. Ma vedete, ci sono tanti over 50, anche i soggetti in età da pensione che vanno via. E tra gli over 50 ci sono quelli che partono perché rimasti senza lavoro.
ci sono i genitori o i nonni che vogliono ricongiungersi ai figli e ai nipoti, ci sono i vedovi che tornano nel paese dove hanno vissuto per una vita. Insomma, ci sono varie prospettive, ci sono tanti pensionati che dicono in certi paesi io con 1.000 euro posso vivere da signore, viceversa in Italia farei la fame. Quali sono i paesi più gettonati? Sono la Germania, sono il Regno Unito e quindi è il Portogallo. Vediamo come vanno i flussi. I flussi, c'è un 34,9% che fugge dal nord Italia, c'è un 15,8% che fugge dal centro e c'è, come era comprensibile, viste le ristrettezze, le difficoltà, la miseria che sta al sud, c'è purtroppo un 49,5% di cittadini che fugge appunto dal sud e dalle isole. Vedete, prima si verificava questa tipologia di fuga, il meridionale che andava al nord andava a fare fortuna al nord, il settentrionale che magari stava benino al nord, però voleva stare meglio e andava all'estero. Ora invece abbiamo addirittura un salto diretto del meridionale, dell'uomo del sud, che va direttamente all'estero. Questo è il quadro e devo dire che l'aspetto che mi ha davvero fatto riflettere è questa fuga degli over 50. Una fuga degli over 50 che non riguarda solo gli uomini, ecco, queste fughe in generale dall'Italia riguardano anche le donne. C'è da dire anche che con riferimento al nostro paese, noi stiamo assistendo ad una fuga maggiore, diciamo, dal sud rispetto al nord. Abbiamo detto 34% al nord e 49% al sud. Questo significa che non solo si sta verificando, comunque si profila uno spopolamento per il sud, ma proprio all'interno del paese si crea proprio uno squilibrio demografico tra nord e sud. Un nord che certamente patisce delle perdite di abitanti, ma un sud che subisce questa perdita di abitanti in misura davvero considerevole, talvolta esponenziale, di qui questo squilibrio demografico. Alla fine dell'analisi dei dati e degli aspetti, diciamo, motivazionali per i quali il cittadino lascia l'Italia, c'è evidentemente una realtà che è quella che è, che in Italia comunque bene non si sta. E se consideriamo proprio questa fascia, che è quella preponderante, il 37,4%, le 48.000 persone che in età compresa tra i 18 e i 34 anni lasciano l'Italia, si capisce che il nostro paese forse sta tradendo, anzi sicuramente sta tradendo le aspettative dei propri abitanti. E con riferimento alla nostra Puglia, parliamo di un esodo, di un addio di 8.800 pugliesi. Sono cifre, sono dati che possono compendiarsi in un unico slogan: si lascia l'Italia nell'ottica della sfida per una seconda vita. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.